Amici del mio genio, proviamo l'espresso da Dunkin' Donuts, vedete, lo sta preparando. E dopo lo inserisce nella tazza. Allora, mi è costato $1,91. Date comunque per un espresso quanto cartone e plastica si consuma. L'espresso da Dunkin' Donuts mi è costato $1,91. Questo è il risultato. Sì, un po' acquoso, non è cremoso. Conosco abbastanza bene tutte le critiche che si possono fare a questo espresso e adesso proverò ad assaggiarlo. Mi assomiglia più a quei caffè che bevevo in America Latina, agli espressi latinoamericani, che a un espresso tipico italiano. Tuttavia, se siete appassionati del genere, cioè di caffè, non potete dire che è un caffè che disgusta. È un tipo di espresso non usuale per i gusti italiani, tuttavia, io se mi capita me lo bevo. Ma ora dobbiamo andare a provarlo da Starbucks. Purtroppo questo Starbucks è chiuso, quindi dovrò trovarne un altro. Questa pandemia ha colpito veramente duro New York. Molti posti ancora non hanno riaperto perché manca gente, c'è poca gente. Quanto costerà invece l'espresso da Starbucks? Andiamo a vedere. Qui mi è costato $2,67. Poi questi cosi da appendere sull'albero. Questa è la macchina, Mastrena 2. Viene direttamente da queste macchine macinato. Va direttamente nella tazza. Thank you. If you want to celebrate your birthday, go to Las Vegas. Yeah, go to Las Vegas. L'espresso da Starbucks costa molto di più rispetto a Dunkin' Donuts perché costa 2,67, lì l'abbiamo pagato $1,91. Vediamo se questo prezzo superiore, di oltre il 30% superiore, ne vale la pena. Ecco l'espresso di Starbucks, c'è nemmeno nella tazzina. E qua vale il discorso che troppo garbage, troppa spazzatura per un solo espresso. Cioè costa più questo bicchiere, secondo me, questo coso di plastica che l'espresso stesso. Dovrebbe utilizzare quello che io penso, quantomeno i bicchierini piccoli, quelli che si usano piccoli piccoli, ma non li hanno perché probabilmente non è un prodotto molto diffuso. La maggior parte prende i caffè più grandi e quindi usano questa tazza. Proviamolo comunque, non facciamo troppe chiacchiere. Sinceramente, se devo dirvi la verità, non noto grandissime differenze. Forse questo ha un gusto più delicato, quello di Dunkin' Donuts aveva un sapore più bruciato, però in fondo, secondo me anche da Dunkin' Donuts va bene, si risparmia di più e insomma, è la stessa cosa secondo me. Questo è il mio responso. Devo dire che ci sono anche dei bar, poi li visiteremo, che fanno il caffè con la tazzina italiano. Poi li visiteremo. Ciao. Yeah.